a tutti, benvenuti a questa recensione a caldo con i ghiaccioli, perché fa caldo. Incredibile! È la recensione sugli incredibili. E io non volevo, però lei ha insistito, quindi proprio avevo avvertito precedentemente che ci sarebbe stata anche lei, quindi se state vedendo questo Devo video, mettere a gli vostro occhiali. rischio e pericolo, eh? C'è troppa luce con tutti i flash dei miei fans. Mi accecano con il loro affetto. Siamo in stanza. Incredibile. Ok, come avete capito, stiamo parlando degli Incredibili 2. Due. Secondo me sta venendo fame. O sete, dipende anche da... Allora, comincio col dire che io all'inizio ho avuto un po' paura quando ho saputo che avrebbero fatto il seguito degli Incredibili. Perché? Perché questo film, Gli Incredibili, non era un film che doveva prevedere un seguito. E quindi quando ho scoperto che ben 14 anni dopo avrebbero fatto il sequel, 14 anni sono passati. E è uscito nel 2005 Gli Incredibili. i bambini sempre piccoli sono rimasti. Che problema c'hanno? Ritardo della crescita. Quanti No, quelli sono altri, gli altri sono già cresciuti. Che figli hanno fatto? cavolo di domande fai? Va bene, va. Quindi abbiamo dovuto aspettare ben 14 anni per il sequel, però io non lo aspettavo, non lo avrei mai voluto all'inizio, perché comunque ho detto, beh, si tratta di un film straordinario, forse addirittura anche se la Pixar potrebbero rovinare tutto, non l'hanno fatto. Devo dire che quando è uscito questo film sono rimasto piacevolmente sorpreso e ammirato. È veramente un seguito fantastico. Di nuovo la Pixar, doppio pollice in su, lo farei anche con l'altro, ma c'ho il ghiacciolo, Te lo quindi leggo. no. Quindi, veramente un ottimo lavoro. Balla un po' sta sedia, dove si sta? Incredibile. Senti, mo' non dire incredibile ogni 10 secondi solo perché stiamo parlando degli incredibili, va bene? Va bene. No. Bisogna dire, infatti, che quando ho visto il primo film, io ero estasiato. Perché ovviamente già all'epoca ero stra mega fan della Disney, della Pixar, e quando ho visto che sarebbe uscito questo film di supereroi fatto da loro, tra l'altro finalmente non un film con animali antropomorfi come ha sempre fatto la Disney e la Pixar, ma il loro primo film con i protagonisti che erano esseri umani normali, cioè normali per modo di dire perché hanno i superpoteri. Io non stavo più nella pelle, infatti poi nel 2005, quando è uscito al cinema, io sono corso subito a vederlo e quando è uscito il DVD l'ho preso il giorno di uscita, ho fatto anche la prenotazione per prenderlo. Ho ancora il poster pubblicitario con Edna Mode, quella piccolina, ti ricordi? E quindi veramente stiamo parlando di... Sto dicendo che io sono veramente un mega fan degli Incredibili. Quindi quando stavo uscendo questo seguito mi sono detto chissà come sarà. Tra l'altro bisogna ricordare che Gli Incredibili detiene il record come il film d'animazione più lungo mai fatto finora. Veramente da Guinness World Record, perché Gli Incredibili dura 2 ore e 10. Se poi escludiamo anche il cortometraggio con Jack-Jack che hanno fatto dopo, Jack-Jack Attack, te l'avevo fatto vedere, ti ricordi quando la babysitter tiene testa? E io veramente mi sono detto, ma a questa babysitter voi gli cancellate la memoria? E gli fate dimenticare tutto? Ma voi siete pazzi? Ma quella, senza sapere nulla di supereroi, di superpoteri, ha tenuto testa a tutti i superpoteri improvvisi di Jack-Jack, gli occhi laser, il prendere fuoco, l'attraversare pareti. È riuscita a tenergli testa per una notte intera. Cioè, voi non dovete cancellargli la memoria. Cioè, voi federali che comunque tenete sotto controllo i supereroi, cioè, prendetela, addestratela per renderla ancora più brava e fatela da allenatrice o da contenitrice per certi supereroi, ma sarebbe un fenomeno! Purtroppo il contratto non te lo fa più nessuno a tempo indeterminato. Vero, questo è vero, è la triste realtà anche all'epoca, quindi non solo oggi. Stava? Quella stava in nero. In nero. Ah, sì. È probabile, anche come babysitter, in effetti, che gli dava l'assegno, no? Contanti e cash. In effetti c'è una cosa che non ho capito, cioè questo seguito è straordinario. Devo dire infatti che sono andato 2 volte a vederlo al cinema, entrambe le volte la gente ha applaudito alla fine del film. E di tutte le volte che sono andato al cinema l'ho visto soltanto un'altra volta, quando è uscito il primo Avengers della Marvel. Solo quella volta, se no mai. E quindi in questo caso 2 volte che sono andato a vedere Incredibili 2 e 2 volte hanno applaudito. Quindi
Altra dimostrazione di come la Pixar ha fatto veramente centro con questa storia. Infatti, come avevano scritto in Best Movie, quando hanno intervistato i creatori della Pixar, degli Incredibili 2, hanno detto che hanno voluto aspettare tanto perché hanno voluto cercare la storia giusta, fare le scene giuste, le scelte giuste, mostrare le tematiche giuste. E direi che ci hanno azzeccato in pieno, in fondo. Senti, mi voglio mangiare un po' il ghiacciolo qua. Di tu qualcosa sul film che hai visto degli Incredibili 2, dai. È passato un po' di tempo, me ne ricordo poco. C'avevano le tutine, un bambino piccolo che faceva casino. Bello però. Ok, ho capito. Diciamo che questo film, se vogliamo, ha solo due punti storti, se vogliamo. Perché nel primo film notiamo che Jack-Jack ha i superpoteri, no? Lo vediamo verso la fine che si confronta con il cattivo del film, Sindrome, e mostra con tutti questi poteri multipli incredibili. E allora noi pensiamo che magari loro hanno visto che Jack-Jack si è trasformato, invece, visto che era molto distante, a quanto pare non lo sapevano. Infatti, in questo secondo film, all'inizio, parlano di Jack-Jack e della sua normalità. Quindi loro non sanno che Jack-Jack in quel momento aveva sviluppato dei superpoteri. E qui, fin qui, va bene. Se non fosse che poi hanno fatto il cortometraggio Jack-Jack Attack, dove c'è la babysitter che racconta tutto all'agente federale di Jack-Jack che ha sviluppato questi superpoteri. Tra l'altro, ho fatto notare a mia sorella, cioè quell'agente federale, amico di Bob e della famiglia Parr, è praticamente modellato su Tommy Lee Jones. E non solo su lui, ma sul personaggio di Marshall, cioè l'agente speciale che dava la caccia, per esempio, nel Fuggitivo. Non so se avete presente, poi hanno fatto anche tipo il sequel, Caccia senza tregua. E c'è appunto. C'è Tommy Lee Jones che è questo agente federale, praticamente è la trasposizione di quel personaggio col volto di Tommy Lee Jones nei film degli Incredibili. E questo l'ho trovato straordinario, veramente divertente. Però appunto c'è questa pecca, appunto dobbiamo tener conto che questo agente è amico, non è semplicemente un agente che ha a che fare con la famiglia Parr, ma è anche amico della famiglia Parr, quindi comunque non amico carissimo, cioè lui è proprio come la personalità vista in Tommy Lee Jones, cioè serio, inflessibile, cioè che è un po' tenero, ma il giusto, diciamo, è comunque un serio agente inflessibile, amico loro, ma entro un certo punto, però appunto comunque è amico. E quindi è lui, ed è proprio lui che raccoglie la testimonianza della babysitter che parla dei superpoteri di Jack-Jack e poi col macchinario gli cancella la memoria. Ora io dico, perché non ha informato i genitori che Jack-Jack ha sviluppato superpoteri multipli? Cioè io non lo so, cioè perché nel film comunque è passato forse un giorno o due da quando c'è stato l'attacco di Sindrome e poi c'è l'attacco del minatore, ma in quel lasso di tempo non hai detto a Bob, ad Helen che il loro figlio aveva i superpoteri? Anche durante questo seguito, quando lui è nella camera dove vengono interrogati i supereroi dopo che sono stati fermati quando hanno cercato di prendere il minatore, perché il seguito è strettamente collegato con la fine del primo, cioè erano in quella stanza insieme, non, mentre lui stava per uscire, non poteva dire: ah, vostro figlio ha i superpoteri, e se non c'è cioè, qualcosa del genere, perché non gli ha detto nulla? Però, vabbè, alla fine, magari non c'aveva voglia, che ne so, boh, diciamo che questa è la parte più storta. Mentre un'altra parte più storta ancora, che però è perdonabile perché alla fine lo vedi in qualunque campo in ambito supereroistico, è il fatto che nessuno riconosce mai loro soltanto perché hanno la mascherina e la tuta. È la sindrome da Superman, praticamente. E infatti, ora, scusate se ve lo dico, ma tutti quanti possono dire che Lanterna Verde è un film di merda, che è un film che fa schifo, che è un film orrendo, che non avrebbe loro dovuto crearlo. Però io adoro quel film per una scena. Quando lui, vestito comunque da supereroe Lanterna Verde, con la mascherina che salva la sua ragazza, lei lo riconosce in 4 secondi. E che cosa gli dice? Ti conosco bene, ti ho visto nudo, vuoi che ti riconosca solo perché copri gli zigomi? Quando ho visto questa scena al cinema, volevo alzarmi ed applaudire: brava, brava! Perché porca miseria, finalmente un film
dove una riconosce il suo uomo e non è che non lo riconosce solo perché c'ha una mascherina e un vestito diverso. Evidentemente ce la faccio come il culo. E può essere, perché porca miseria! Cioè, questa è proprio la sindrome di Superman, o se vogliamo sindrome di Lois Lane, che ci ha avuto davanti al muso centinaia di volte sia Clark Kent che Superman e non ha mai notato la somiglianza. Non lo so, è così anche qualunque altra cosa di supereroe che richiede solo una mascherina, cioè. Sibarius, va bene che non lo riconoscono perché ha comunque una visiera alla Robocop, c'ha tutto comunque, è soltanto la parte qui che ha scoperta. Quindi va bene che non si riconosce, ma Helen, Bob, Violetta e tutto. Poi scusate, che gran mascheramento! Una famiglia di supereroi con tanto di bambino col passeggino, cose. Cioè, vabbè, a parte questa è la solita cavolata. Però appunto, cioè, tu non riconosci Violetta solo perché c'ha la mascherina e la tuta, non riconosci Bob. Cioè, Bob è alto 2,5 metri, ipermuscoloso, biondo. Quanti ce ne sono uguali come lui? Io non lo so. Quindi, insomma, scusate questo sfogo personale, però era per dire che alla fine questa è una cosa che capita ovunque, quindi non è niente di che, eh. E tolti questi due punti storti, dice, anzi tre perché alla fine era quello, però diciamo che a parte questo il film è un capolavoro puro. Ah, e tu che Mi piace il procione. dici? Ecco, senza fare spoiler, lei, se vedete il film capirete perché lei ha detto così. In effetti, cazzuto, è anche agile, Porca evita tutte le miseria. cose, cioè, È quello un po' veramente. contro la violenza sugli animali, però. Quella scena sarà adorata dai sostenuti, dai partecipi, dagli iscritti all'ENPA, Ente Protezione Animali, là. Ma sai lì veramente come adoreranno quella scena del film? Farò brucciare, è vero? Allucinante, veramente. Ti pieghi in due dal ridere, però hai anche un po' timore, poro procione, che succede? Cioè, tu gli dici, ok, Jack-Jack non sarà mai un erbivoro, mai. Non credo. Altro po' lo fa. Oddio, ok, basta, se veramente rischiamo di spoilerare. Però, qual è anche un altro punto forte? Il cattivo. Che il nome può se suona un po' ridicolo in italiano, perché ipnotizza schermi, però in inglese non mi ricordo come si dice, però l'ho letto, suona meglio, diciamo, un po' più. E diciamo che l'ipnotizza schermi è quindi il cattivo che c'è in questo seguito. Ed è molto meglio di Sindrome degli Incredibili. Perché? Perché di Sindrome conosci tutto, compare fin dall'inizio, conosci le sue origini, fin dalle origini proprio. Perché all'inizio del film si vede lui che è un aspirante aiutante dei supereroi, vuole aiutare Bob, però viene trattato male e cosa succede? Che lui alla fine diventa l'opposto e diventa il peggior villain per i supereroi. Quindi di Sindrome già conosci tutto, e poi lo hanno fatto il classico personaggio ricco ma mezzo stupido, cioè goffo, imbranato, a volte anche rimasto un po' infantile nei tratti, quindi non ti fa mai davvero paura, cioè lo odi perché si comporta da sadico bastardo, però non ti incute davvero paura, mentre l'ipnotizza schermi è tutta un'altra cosa, perché non solo Elastigirl che deve fare la supereroina. Mo ci arriviamo a questo. E diventa quindi il suo nemico. Non sa chi egli sia, ma non lo sai neanche tu, nemmeno lo spettatore sa chi è l'ipnotizza schermi. Vai avanti a cercare di capirlo insieme ad Elastigirl, cioè ti sincronizzi con lei per cercare di capire chi sia questo ipnotizza schermi. Diventa veramente un nemico terribile perché non sai chi sia, non sai chi è il suo volto, non sai qual è esattamente il suo obiettivo. E poi quando viene rivelato tutto. Ci rimani in senso buono, cioè tu pensi veramente che è una cosa fantastica, una cosa. Dovevi Fantastica! dire incredibile, su, no, rovini Incredibile! pure. Incredibile. Incredibile. Big bada. Quindi veramente come supereroe, cioè buonanotte, come villain. È molto meglio quello che hanno creato per questo seguito rispetto a Sindrome. Cioè, per carità, anche Sindrome funzionava alla grande, ma questo funziona ancora meglio, ovviamente, per la storia in cui è messo. E insomma, qual è esattamente la trama? Come ho detto, si allaccia perfettamente alla fine del primo film. E mentre quindi la famiglia sta cercando di fermare il minatore, c'è un ultramiliardario. Che è un fan dei supereroi, li vede in azione e allora decide di contattarli
e usarli come motivazione, no, come si dice? Strumento. Brave. Come strumento per togliere quella legge che 15 anni prima aveva reso i supereroi illegali. Quali Ovviamente. legge? Sì, quella sì. E quindi ovviamente Bob, Mister Incredibile, super esaltato, però lui gli fa notare, questo miliardario gli fa notare che lui fa un po' troppi disastri quando cerca di catturare i criminali, quindi per iniziare vuol far fare solo tutto a Elastigirl. Ed è divertente quando lui dice, ma io, cioè lei è brava, ma io, cioè, lì proprio il classico ego maschile che viene frantumato, lui cerca di raccoglierlo proprio, ah, cioè, no, largo alle femmine, vattene tu, troppo forte. E quindi lei che si ritrova come arcinemico l'ipnotizza Schermi e deve cercare di sconfiggerlo. Però il bello è anche questo, appunto, che in questo film vengono mostrati due lati, sia quello del supereroe che combatte che quello del papà che cerca di fare il padre. E scopre, Poveraccio. esatto, infatti scopre che fare il padre bene a tempo pieno è anche più difficile che combattere un super cattivo che sta mettendo a rischio la tua vita. Perché non solo devi tenere la casa, devi aiutare il figlio con i compiti, devi avere a che fare con i problemi di cuore della figlia e ovviamente in questo caso dei superpoteri improvvisi di Jack-Jack. E quindi lui sul serio, sempre, tu lo vedi sempre più sfiancato, sempre più sfibrato, tu lo vedi alla fine con gli occhi rossi, la barba incolta, tutti i capelli arruffati, veramente ti fa inquietudine per come si è ridotto, poraccio, per cercare di tenere il ritmo. Quindi scopre al suo malgrado quanto è difficile veramente fare il padre. E queste, infatti, molte scene sono quelle in cui tu ti ci ritrovi tante volte. Una mezza scena, fatemela dire, quando Bob Che te cerca. lo impedisce? Sono della... È quando Bob cerca di riavvicinare la figlia con il ragazzo che le piace e la porta quindi a mangiare al ristorante gestito dalla famiglia di questo ragazzo. E quando lei si rende conto che il loro cameriere è appunto il ragazzo, ecco, non ve lo dico, vi dico solo che la sala scoppia a ridere, anche io sono scoppiato a ridere per quella scena iper esilarante. Ed è forte perché magari molte ragazze possono provare davvero imbarazzo guardando questa scena perché si tratta di una scena che magari anche loro stesse hanno vissuto, che una loro amica ha raccontato di aver vissuto, c'è cioè un momento di imbarazzo quando, mentre si trova a pranzo, incontra il ragazzo che gli piace, cerca di fare la finta tonta, magari perché si sente appunto in imbarazzo, non vuole far vedere quello che prova ai suoi. Se è Insomma. successo anche a voi tutto ciò, venite nel nostro programma dalle 21 alle 23:05. Basta, basta, piantala di dire che. Raccontateci le vostre sensazioni, le vostre emozioni. Quindi si tratta di un film che ti tocca profondamente perché molte scene che tu vedi magari o le hai vissute o qualcuno ti ha detto di averle vissute, quindi. Oppure hai visto il film e te la ricordi. Anche. Quindi assolutamente Triangolo Verde per questo film, Il super approvato. triangolo no, No, non senti. l'avevo considerato. Aspettando. Ok, il ghiacciolo si è quasi tutto sciolto, quindi chiudiamola qui. Ok, procione a parte, quale scena ti è piaciuta di più? Aspetta che ci rifletto. Ok, bene, questo è tutto. Allora, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Tranquilli, non la vedrete più. Spero. Alla prossima! Basta, Ciao ciao! io me ne vado.